Bene ragazzi, quindi vi dico Rule of Rose. Allora, nella scorsa parte c'è stata tantissima canna al fuoco, tantissime rivelazioni. Andiamo avanti. Vuoi guardare sotto la coperta? Sì, ok, non lo so. Quindi andiamo avanti. La maglietta, i calzoncini e le scarpe di un bambino sono stati disposti in ordine sul letto. Anche questi vestiti, non vi pare che siano quelli del bambino che ogni tanto ci corre intorno, quello che ci ha detto di leggergli la storia sull'autobus? Eh? Per qualche ragione Jennifer ha sentito un'improvvisa stretta al petto. Ok, andiamo avanti. Ok, questo è quello di prima. Ok, questo anche, bene. Forse ora abbiamo la porta aperta? O dobbiamo... No, qua c'è un quadro. Non posso far niente, vediamo. Forse dobbiamo aspettare che Wendy ce l'apra. Provo a farlo tre volte, magari arriva Wendy, però suppongo che dobbiamo aspettare che Wendy ci apra la porta. Quindi ragazzi, aspetta, ma là c'è un disegno sul muro, volevo vederlo. Merda, non me lo fa vedere. Bastardi, sciacalli infami. No, io volevo vedere il quadro lì, il dipinto lì. Vabbè, dobbiamo solo aspettare che Wendy quindi faccia in modo tale da aprire la porta. Eccola. Ok, sì, dovevamo aspettare un pochetto. Credo che Wendy ci abbia... Jennifer, ho aperto la porta. Ci sono io di guardia, vieni subito. Ok, arrivo. Ok, dovremo quindi trovare Wendy dall'altra parte, in teoria. Non c'è. Scatole di quelle che sembra grande sono ammassate a casaccio. Sì, ma non c'è Wendy. C'è roba qua. No. Dove cazzo è Wendy? Scusate. Si sta immaginando tutto? Però... No, non ha senso che si stia immaginando tutto. Aspetta che qua sul muro c'è... Ah no, ok. Ok, bene, siamo ora di nuovo... minchia, ma qua c'è Gregory che gira, cioè nel senso... Non è così saggio girare qua. Ok, è Wendy. Meglio scappare prima che quell'uomo torni. Prima di andarcene dobbiamo trovare quella cosa pericolosa e portarla con noi. È per il suo stesso bene. Ok, è andata di qua. Seguiamola. È entrata qui dentro, mi sa. Andiamo. Ah, è nello studio che tiene la pistola, quindi. Andiamo. Ora sto bene. Andiamo? Ok, abbiamo preso la pistola e gliela stiamo portando via. Ok, vabbè, c'è la foto, ok. Ok. Notate quindi che i vestiti, quel bambino, è lo stesso identico bambino che ci aveva chiesto di leggergli la storia sull'autobus. Io dico perché è importante che... È ovvio ormai come cosa, però magari alcuni di voi non l'hanno capito. I suoi vestiti sono spariti, sono ancora lì. Com'è andato in giro? Perché di solito usa quei vestiti lui per uscire. Andiamo, prima che torni. Ma quanta fretta però. Ho capito, arrivo. Joshua. Lui è lì che cerca Joshua, ragazzi. Ok, tu corri invece, Jennifer. Tu corri come se non ci fosse un domani. Aspettate. Facciamo così. Basta, Jennifer, buggarti. Basta, guardala, non esce. Quanti drammi. Voglio provare una cosa, ragazzi. Se io ora vado da lui, cosa accade? Salvo, lo faccio, così al massimo ricarico. Olle. Sovrascrivi e andiamo. Vai, go. Vai. Ok. No, però è impossibile che siamo alla fine, cioè siamo solo a 4 ore e mezza, è troppo poco ancora. Andiamo da lui e vediamo cosa accade. Dov'è lui? Forse è qua dietro, è nell'altra... Aspetta, se io faccio così da adesso, cosa vedo? Ah, niente, ok. Quindi lui si puntava la pistola alla testa davanti al letto di suo figlio, quanto è disturbante. Ecco, cosa accade se io faccio così? Forse non posso farmi sgamare. Ah, sì, minchia. Buonanotte. Ok,
ci ha riportato qua. Ok, sono curioso perché in teoria questa cosa non deve accadere. In teoria una persona scappa. Quindi vediamo cosa accade. Forse ritorna Wendy, ci riapre la porta. Vediamo. La porta ora? Vedete, la porta è sempre chiusa. Credo che dobbiamo aspettare di nuovo Wendy. Immagino. Sono molto curioso, ragazzi, perché nel senso, lui se ne sarà accorto. No, vabbè, non se ne accorge, no. Forse dobbiamo solamente che riaspettare che arrivi Wendy. E niente, aspettare che quindi ci apra la porta e che. Ok. Perché sennò è impossibile scappare. Perché sennò stiamo qua per sempre, che la porta è chiusa. Quindi dobbiamo aspettare che arrivi Wendy. Quindi vabbè, F3 e ce ne andiamo da sto posto. Ok, scappiamo insieme a Wendy. Per prima che quell'energumino se la dia. Via della Rosa si chiama questa. No, aspetta, di qua, no? Ah, ok, di qua. Dove sarà Wendy? Sì, commento che è lì in mezzo alle rose nel giardino. Sì, perché lì il cancello è ancora chiuso, quindi sì. Eccola. Pip, pip, piripip. Ora qua sto zitto e vi lascio leggere perché c'è anche la colonna sonora che accompagna. Non dire ciò. What the fuck is happening? No, ok, avevo una idea, ma mi è già stata confutata. Non ci sto capendo più un cazzo. What the fuck? Wow, questa parte. Wow, questo gioco. Questo capitolo, io ve l'ho detto, credo sia finito questo capitolo. Era una cosa devastante. Una cosa devastante. Ok, se dice dicembre, ottobre, ok, no, ottobre, non siamo ancora alla fine. La fine dovrebbe essere a fine anno, quindi o a dicembre o forse addirittura a gennaio dell'anno dopo. Ma non credo. Vedete? Guardate i vestiti, in teoria è il figlio di Gregory, è Joshua, ma Joshua ha un fottuto orsetto. Dovresti frequentare Amanda, in foto siete proprio una bella coppia. Sì, magari tua mamma e una forchetta sono una bella coppia. Ok, andiamo allora. Bene, da un certo punto di vista sono felice di essere tornato qua. Trovo un ambiente molto più tranquillo, mi mette meno ansia questo che... Lì l'ambiente della casa di Gregory mi metteva un'ansia gigante. Ottobre 1930. La principessa di Pezza. Ah, vedete, è Amanda. Quando vedete che quando lavorava a macchina. Perché questo gesto è lavorare a macchina poi. Vediamo cosa c'è questo mese. Emergenza. Joshua l'orsetto. Io mi ritengo offeso. Questo gioco si prende giuoco di me. Joshua l'orsetto è sparito. Tutti sono invitati a cercarlo. La persona che lo ritroverà riceverà una matita rossa e sarà accettata nel club degli aristocratici. Aristocratici della matita rossa. Dobbiamo ritrovare Brown. Ah, che bella cosa. Scusate. Quindi dobbiamo ritrovare. Best è brutto ever. Dobbiamo, andiamo.
dobbiamo ritrovare Joshua, l'orsetto, il bambino, il mio pene, chi cazzo è? Equipaggia, ok. Giriamo con una mannaia in sto posto che non si sa mai comunque, non mi fido comunque neanche un po'. Facciamoci il solito nostro giro, scusate se guardo qua sotto ma c'ho i cavi, ho paura di schiacciarli. Come, perché mi muovo un sacco con la sedia. Vediamo cosa dice Eleanor, che poi è Meg. La principessa era molto affezionata a Sir Joshua l'orsetto. La principessa addirittura, quindi è il rango più alto, stiamo parlando della principessa. Ed è rimasta quanto dispiaciuta per questi cenni. Il responsabile del fuggito di Joshua sarà severamente punito. Come al solito punirete me perché tanto è viva. Puniamo Jennifer, ci annoiamo, puniamo Jennifer. Tanto. Dov'è il divertimento se no nel punire il colpevole? Ok, voglio vedere la stanza di... Si può entrare nella stanza di Hoffman. Ragazzi. Oh mio Dio. Wow. Questa cosa dei fili, io... Delle funi più che dei fili. Continuo a non capirla però. È di un inquietante e... Chiaramente ha un significato simbolico, ma... Forse... Le aree particolarmente significative per un trauma le fanno capire che sono quello legando tutto con le funi? Cioè gli sviluppatori lo fanno capire così? Questa era la stanza dove Clara stava male. Ah, è ancora lì. È ancora qua. La principessa solitaria sta dormendo tranquilla. Le ultime lacrime brillano attorno ai suoi occhi. Ok. E ci credo che piange sta qua, madonna. Stuprata da Hoffman. Ok, qua i disegni sono cambiati. C'è la casa di Pan di Zenzero con la pistola. E infine, ecco qua, ce n'è un altro. Il disegno di un bambino e di una bambina. Il bambino è fottutamente vestito come Joshua, però. E quella è la chiaramente principessa. Quella che abbiamo visto finora vestita di rosso. Settore passeggeri, prima classe. E andiamo avanti a vedere. Di qua mi pare che non ci fossero stanze. Esatto. Andiamo a vedere, va bene, il salone, la sala VIP, ora mi sembrano un po' inutili, quindi andiamo a vedere direttamente giù e andiamo a cercare l'orsacchiotto, ma chiaramente accadrà qualcosa che non ha per niente a che fare con l'orsacchiotto, conoscendo questo gioco un minimo. Ecco, già c'è lì una cerebrolesa che fa cose. Perché qualcuno dovrebbe rubare qualcosa di così prezioso per la principessa? Perché? Perché? Cos'era questo? Deposito qualcosa? Bagagli prima classe? Ragazzi, un genio. Un fottuto genio. Cosa c'era qua? L'orologio. Cos'è sto coso? Niente, ecco, bene. Qua c'è un cazzo, 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 c'è un cazzo. Ho fatto cadere delle cose. Guardate, sono gli stessi giocatori. Oh no, no, no way. Sono gli stessi... soldatini, che lei chiama solo soldatini, che c'erano nella camera di Joshua. Nella camera dei soldatini, dove c'era anche il dirigibile, cose così. Brown, levati un secondo dal cazzo. Guardate, sono quelli. Oh mio Dio. Se no, non li facevano cadere esattamente quei due, tipo... Guarda bene questi che sono caduti. Oh mio Dio, ragazzi. Wow. Ok, andiamo avanti. Cos'è questo posto? Vano di carico, settore 8. È dove c'è il percorso. Cazzo ci fai te qua? Perché stai guardando Amanda che lavora? Sono sicuro che a Joshua piacerà questa storia che ho scritto per lui. Ora c'è scritto sono sicuro. Quindi prima appunto era sbagliato. Jennifer ha trovato la bambola. Il mio cervello si sta sciogliendo. Allora. La principessa di pezzo c'era scritto. C'era una volta una ragazza che passava le sue giornate cucendo stracci. La puzza dei stracci le impregnava i vestiti. Le sue sorellastre indossavano abiti bellissimi e frequentavano i balli di corte. La ragazza invece rimaneva sempre a casa a rodersi di gelosia.
Un bel giorno la fata madrina lanciò una magia sulla ragazza. Cuciti un abito grigio come la cenere, con quello potrai frequentare i balli come le tue sorellastre. La ragazza mise insieme un po' di stracci fuligginosi e così diventò la principessa di Pezza. A dirla tutta, era una principessa piuttosto puzzolente, tanto che a causa sua iniziò a puzzare tutta la città. E alla fine nessuna ragazza che puzzava fu ammessa al ballo, farò indossare a quella ragazza questo terribile abito. E così la principessa di Pezza e la ragazza con l'abito di stracci divennero amiche. What? Basta cavi, madonna. Ok, intanto vediamo. L'idea di Greg lo abbandono un attimo, come abbandono la casa di Greg, cioè la mappa, non lo so. Voglio vedere un attimo qua se c'è un altro pezzo della storia, ora che abbiamo fatto anche il pezzo di Greg. No, ferma. La bambina è suo amico di una principessa della... No, ok, no. Ok, andiamo a vedere Amanda, allora, cosa cazzo sta combinando? Sicuramente mi dirà, ehi, non toccare, e io mi imbloccherò e dovrò vedere una guida. No, ok, c'è un video, quindi ok. Amanda è sempre inquietante, ragazzi. Ma quanto è grande adesso quell'affare lì che sta creando? È sempre più grande o sbaglio? Scusate, non è sempre più grande. Minchia, è gigante. Ah, no. Eh no. Eh sì che è più grande rispetto all'altra volta. What? Non vuole parlare? No, ho capito che non vuole parlare, ma succa un po', cioè succa un po' la minchia, non posso fare... L'abbiamo aperto! Ehi, l'abbiamo quasi aperto, vaffanculo, ce l'abbiamo quasi fatta! Ok, andiamo a vedere cos'è questo. Me lo fai toccare? Ah, ci vuole la chiave, è vero, ci vuole la chiave. E vabbè, tanto purtroppo anche densa è chiusa a chiave, ho capito. C'è qualcosa di coperto, chissà cosa cazzo è! Non me lo ricordo per niente, non so neanche se l'ho mai saputo. Lei fa solo no con la testa. E ok, vabbè, vaffanculo, me ne vado. Stai lì a morire nella tua grassezza, stupido gibbone che non sei altro. Vieni, Brown. Vieni, andiamocene. Facciamo i superiori. Vaffanculo. Comunque sicuramente ora accadrà qualcosa, perché se no non abbiamo indizi su cosa fare nel gioco adesso. Infatti. Non sospetterei di me, vero? Io so che è stato a prendere Joshua all'orsetto. Si tratta di Wendy? È sempre a letto malata, deve essere stata lei. Wendy è sempre a letto malata. Non era Clara quella lì? Ok, andiamoci, basta, vaffanculo, andiamo a parlarle. Ora basta. Voglio la chiarezza e la chiarità. Ok, voglio la chiaritudine nella mia vitudine. Andiamo a prenderci la chiarezza, quelle buone o quante telecamere sto cambiando? Ero io a fare mille volte il cambio di telecamera, tranquilli, non è colpa del gioco. Voglio la chiaritudine nella mia vita. Andiamo a picchiare Amanda Clara. Ma non era Clara, non ho capito, scusa. Andiamo Brown. Comunque, ce l'avamo andati prima, cazzarola, non mi ha detto niente. Non mi ha detto niente. Non c'è? Che succede? Non è Wendy, sta qua è Clara, ragazzi, sta qua è Clara. Cioè, che cazzo, non è? In lacrime la principessa solitaria implorò. Oh, Diana e gli altri sono venuti da me poco fa e mi hanno accusata. Hanno detto che sono stata io a prendere Joshua. Come possono pensare questo? Ma che palle, lei è tutto il giorno lì ammalata che muore di dolore? Grazie, ok, l'abbiamo rimessa a letto. Ti avevo promesso di prendermi cura di lui, ma... Ah, è lei Wendy? Ti avevo promesso di prendermi cura di lui, ma mi dispiace, mi dispiace tanto. Ero convinto fosse Clara, scusate, sono un sacco confuso allora. Anch'io sono umano, ragazzi. Ok, ma... quindi cosa posso fare per darti una mano? Non guardarmi così, non ti preoccupare, fai attenzione a non far arrabbiare le altre gare. Non importa, ho una mannaia, stai tranquilla. Se mi rompono il cazzo c'ho la mannaia. C'ho la mannaia nella mano, la mannaia in mano, la manna mano, la manna mano, manna, 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 manna.
Quindi, cosa si fa adesso però? Siamo un po'... sono un po' confuso adesso però, cosa minchia devo fare? Andiamo a parlare con Diana e con le altre troie. Diana è sicuramente nella VIP room, ci mancherebbe altro che non sia nella VIP room. Vediamo un secondo, qua non ci troveremo niente, ne sono sicurissimo. Ma tentar non nuoce. Ehi là! Aperta la porta, un profumo meraviglioso ha raggiunto le tue narici. Sì, si trattava del fresco profumo della prima neve d'inverno. Un profumo fresco e frizzante pervade la stanza. Perché qua il profumo della neve? Ma cosa? Poi perché tu è tutto mandato a puttana? È tutto... cos'è? Il telefono che c'era a casa di Gregory, quello? Ma perché la neve qua? What? What the f... io non... ne... perché me l'ha detto proprio in questa stanza e non in una qualunque altra, scusa? Faccio una prova, giusto per vedere se... magari, non lo so. Se bisogna usare un qualche... Io provo, poi. Non ho che ha, non è che ha qualche oggetto. Magari ci voleva il barone. L'incredibile barone, ragazzi. Ma è... ridendo e scherzando, ora provo a usare il barone. Ma andiamo nella VIP room, nel salone. Tanto il video ormai è finito, quindi faccio delle prove. Diana... cosa c'è lì sul letto? Cos'è qualcosa? Ah, è un credo sia il disegnino di un pesce. Sì, non mi fa interagire, quindi... qua posso interagire? No. E basta, ok. C'è un cavaliere del secchio? No. C'è una lama... ma perché è tutto così con queste corde? Mi turba così tanto non capirlo. Io là ci uso il barone, fanculo. È il barone la risposta a ogni dubbio nella vita. Il barone... rampante proprio. Quindi andiamo nello spogliatoio. Salviamo. Ho capito. Ma basta dirmelo. Basta. Ma non vuol dire niente fra l'altro. No, faccio così. Prendo il barone prima. Anzi no, prima era meglio salvare. No. Voglio prendere. No, ma io voglio prendere. E va bene. Sì. Sì, ma io voglio prendere le cose. Oh. Ok, allora, cosa c'è qua? Noi... no, la chiamano a fare... il barone. Eccolo qua. Barone. Lo metto qua. Oh, la la la. Ok, no. Brown, stai buono. Adesso andiamo nel salone. E poi andiamo a usare il barone come colpo di scena finale di questo video. Anzi, vaffanculo, ci vado già adesso perché stava già andando in là. Quindi è un segno che dobbiamo farlo subito. Ok, quindi start, barone, usa. Sono un genio. Ok, basta, andiamo a picchiare Diana. Stavolta se lo merita quella gran troia. Diana. Sicuramente qua, oh, no, qua c'è Eleanor, mi sa. Qua di solito c'è Eleanor. Infatti c'è Eleanor. Eleanor, su. La principessa fredda con il ghiaccio disse. Niente. Allora. Ma no, ma... ci ha messo mezz'ora a dire la frase, poi per sbaglio l'ho skippata. Oddio, ok. Dai, di qualcosa, ti prego. Il ladro sarà punito. Ma vaffanculo, vaffanculo, ok. Quanto impegno per nulla. Ok, direi che stoppiamo qua. No, c'era una foto là sul davanti, sulla scrivania. Sembrava una foto vera, una foto importante. Andiamo a vedere cos'è quella foto. E poi stop, ragazzi, stop. Quindi vi dico già, ci vediamo nella prossima parte. Ma non è niente, ma mi stanno trollando un sacco. Vedete, c'è una foto che sembra di tre persone importanti. Cioè, è una foto abbastanza nitida, quindi pensavo fosse una foto vera. Una foto con cui interagire. Ora vado a salvare, quindi ragazzi ci vediamo nella prossima parte, lasciate un like, un commento e niente, spero che vi stia prendendo sempre sempre di più, sento il profumo del cazzo che mi irradia la testa, ok? E niente, ci vediamo nella prossima parte, ciao ciao!